Abu Bakr aveva sentito parlare di traffici di rifiuti tossici con la Somalia, di navi cariche di rifiuti che venivano affondate nel mare e di altre che, cariche di rifiuti, il mare lo avevano attraversato per andare a scaricare il contenuto in Africa. Ricordava di storie simili che aveva sentito raccontare da ragazzino in Somalia. Giravano periodicamente voci riferite al sotterramento di rifiuti tossici. Molti ne parlavano, ma nessuno doveva sapere. Si diceva che fosse pericoloso parlarne. Così a quelle storie sui rifiuti non aveva mai dato tanto peso. Ritrovarle ora in Italia, quelle storie di rifiuti e traffici, in più riferite proprio alla sua terra, aveva riacceso in Abu Bakr l'interesse sulla materia. Ormai è dentro un sogno. Forse sta davvero dormendo e nel sogno cammina sul fondo del mare. Incontra tante carrette cariche di disperati, ormai adagiate per sempre sul fondo. Il suo camminare sul fondale diventa un poco alla volta una visita a un cimitero. Le imbarcazioni sono ora divenute tombe, lapidi che riportano elenchi lunghissimi di nomi. Il Mediterraneo è un cimitero infinito di senza nome, di senza data. Solo di gommoni, relitti, carrette, navi naufragate, affondate, incastrate nel fondo del mare. Ma ci sono altre navi affondate nello stesso mare, queste volutamente fatte colare a picco. Ci sono navi che vengono caricate di robaccia, di rifiuti tossici da smaltire, di scorie radioattive. Lui è lì, sul fondo del mare, che continua a camminare. Ha lasciato il cimitero, adesso sta camminando dentro una discarica. Vede le navi sul fondo del mare. Navi cariche di merda, navi piene di fusti.